Coach, secondo me oggi avete sofferto tanto la loro fisicità in tutti i ruoli, sia nel ruolo di esterne sia sotto canestro con Mure e Trucco. Questa era una prima considerazione, mi dica se è d'accordo. Poi volevo chiederle a che punto è l'inserimento di Sole, perché è molto alterna nei 40 minuti e poi pochi minuti da Rado. Magari io le avrei dato qualche minutino in più, però volevo sapere i 6 minuti. Sì, allora partiamo dalla prima domanda. Prima domanda è la fisicità di GS. Okay. Quello lo sappiamo, insomma, perché già Panzera Quatme e noi è lì che dovete migliorare comunque. Abbiamo. È lì che dovete, perché contro le squadre fisiche non allungare le giocatrici, perché o la marca Conte o la marca Russo o la marca Turcino, dice, queste sono le nostre tre esterne, quindi questo lo sappiamo, la nostra squadra ha delle caratteristiche e quindi deve sfruttare quelle. È chiaro che contro avversari di questa fisicità, contro squadre come Schio, come Bologna, come Gessi, che hanno dei tre fisici, possiamo fare un po' fatica. Anche le nostre lunghe sono sottodimensionate rispetto ad altre squadre, hanno altre caratteristiche, quindi dobbiamo far valere quelle e quindi dobbiamo essere un po' più bravi a giocare un po' più a campo aperto. Oggi ci è mancato molto il contropiede, il fatto di recuperare qualche pallone, soprattutto abbiamo sofferto il rimbalzo, ma anche per demerito nostro, non solo per la fisicità, abbiamo fatto taglia fuori in modo saltuario, e chiaramente lì prendere due rimbalzi in più, correre in contropiede con giocatrici come Sol e Kostovic sarebbe stata una buona cosa, è quello che dobbiamo fare. Come tutte le rookie, è appena arrivata, deve ancora capire bene dov'è, ha avuto una settimana difficile, un po' di febbre, quindi chiaramente anche l'inserimento con la squadra ha bisogno di un po' di continuità. È un'altra ragazza, come dicevo prima, che ha un grandissimo atteggiamento, grande voglia di fare, ha la caratteristica di essere un po' incostante, ma sono convinto che crescerà e migliorerà. Suarado ha fatto due buone partite secondo me, oggi l'ho vista un po' meno dentro la partita, probabilmente anche un po' stanca, aveva giocato anche ieri sera con la Serie B tanti minuti, quindi poi nel secondo tempo non mi sono sentito di fare tante rotazioni nel reparto lunghi, perché loro avevano spesso 4-4 e quindi ci accoppiavamo meglio con Sol, e quindi ho preferito nel secondo tempo di giocare con Sol e Kostovic, solamente in fondo ho provato a mettere Dente per alzare un po' la fisicità, però insomma bene, era un tentativo quando, come si dice, erano un po' scappati dalla stalla. Grazie mille.